dall'Afa a un'improvvisa e violentissima ondata di maltempo. In poche ore la provincia di Arezzo è stata avvolta da una vera e propria tromba d'aria, vento, acqua e anche grandine. I danni sono stati ingenti, a cominciare dalla città, dove oltre ai consueti allagamenti in via Romana, via Giotto e altre zone, si sono registrati disagi all'ipercoppa evacuata per circa un'ora dopo le numerose infiltrazioni di acqua che sono penetrate nel settore ortofrutta. Allagamenti e alberi caduti anche a Rigutino, Policiano e Frassineto. A Pozzo della Chiana una casa disabitata è parzialmente crollata. In Piano Centro la strada è stata transennata. Tra Alberoro e Fogliano si è registrato il finimondo, case e aziende scoperchiate, alberi completamente sradicati e finiti sulla strada regionale 73, completamente interrotta in direzione Montagnano. A Fogliano tre auto sono rimaste schiacciate. È stata una cosa talmente improvvisa che... cioè bisogna vederlo per credere e essere lì proprio di persona, una cosa impressionante. Noi in 32 anni che abitiamo qui è veramente la prima cosa, cioè è la prima volta che io personalmente non ho mai visto una cosa del genere. Proprio. La sua casa, che è successo? Il tetto? Indipendentemente dai danni, ma qui si è proprio rivoltato il mondo in un modo talmente imprevedibile che inaspettato, vetri rotti, come fa a rompersi i vetri con una grandinata? In genere la grandine cade diritta, non cade in parte, vetri rotti proprio disintegrati, ma vetrine alte un centimetro, io come si fa a rompere una vetrina alta un centimetro? Una cosa proprio... Niente, i danni personali qui della casa, gronde, tegolini, da tutto da una parte che non c'è. Molto probabilmente è venuta da ovest, perché anche queste altre case qui, tutto da ovest ha preso qua. Tegolini tutti diversi, tutti dalla stessa parte. Quindi grandine, vento, che cosa? Grandine, vento, di tutto è venuto, ma di tutto di più è venuto. Un'azienda tessile è stata scoperchiata a Sansepolcro, disagi anche in Autosole e sul raccordo Arezzo Battifolle per la caduta di un albero. Nel corso di questa vera e propria bomba d'acqua al lavoro tutte le squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, tanto che sono dovuti arrivare rinforzi da Firenze, centralino tempestato di chiamate per diverse ore. In meno di 10 minuti si calcola che siano caduti oltre 30 mm di pioggia.